Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è uno distente. Ma già sta registrando. Rimetti da capo. Ristorante? Sì. Salve, io avrei bisogno di un'informazione. Volevo sapere se era possibile prenotare l'intera sala per il 27, lunedì. Voi innanzitutto... Mi sente? Sì. Dicevo, quante persone può ospitare il ristorante? Può ospitare un 200 persone. Sì, e noi infatti siamo in 200. E volevo sapere se era possibile prenotare l'intera sala. Ma perché fare che cosa? Praticamente siamo un gruppo di 200 persone, sì. Un'associazione, sì. E dovremo fare una cena. Sì. Mi hanno detto che il suo ristorante è abbastanza rinomato nella zona. Sì. Noi siamo di Marigliano, un'associazione di Maria. Come? Siamo un'associazione di Marigliano e mi hanno detto, parlando con amici di Avellino, mi hanno dato il suo numero. Ho capito. Ma 200 persone sedute, però forse non ce la facciamo, Cioè, lei ha intenzione di fare 200 persone sedute? Certo, mica potremmo far mangiare le birre, se c'è... No, ho capito. E che tipo di cena vorrebbe fare, vorrebbe organizzare? Non lo so, una cena, diciamo, meno fisso. E quindi dovrebbe venire qui, insomma, dovremmo parlare di persona. Sì, e poi un'altra cosa volevo sapere, non lo so, siccome noi, diciamo, ci serviva l'intera sala, perché durante la, diciamo, la festa, questa cena, sì, ci sarà una piccola festicciola, diciamo, dell'associazione con ballerine, queste cose così. Ok. Lo dico, mica è un problema per voi. No, comunque io credo una cosa, che è meglio a questo punto parlare di persona, insomma, vedere un attimino se la cosa si può, anche perché se questo non è di qui... Bisognerebbe fare tutto, insomma, rapidamente, no? Sì, perché il 27 la prova... Perciò, se lei, insomma, può venire qui al locale, da Avellino, Sì, se lei mi dice, io, guardi, le parlo sinceramente, chiamo sempre prima i ristoranti, perché molti, come sentono il fatto delle ballerine o poche spogliarelle, insomma, se... Dicono no, non è possibile perché abbiamo dei problemi, insomma. Se lei mi dice che nel suo locale è possibile senza creare problemi a voi, anzitutto, io vengo un attimo e magari parliamo da vicino. No, se lei mi dice che tipo di spettacolo vuole fare, Diciamo ballerine, un po' di spogliarello, queste cose così. Cioè, onestamente, insomma, non credo che... Cioè, non lo so che tipo di spogliarello vuole fare, però non credo che... No, il solito spogliarello, non so se lei è mai stato in questi locali che fanno i spogliarelli, insomma. No, vabbè, onestamente, insomma, non è una cosa che da noi si può fare, insomma, perché ovviamente non è che, cioè, insomma, non è che ci interessa fare una cosa del genere. Se sono ballerine normali, sì, ma se si va a mettere a spogliare, onestamente, cioè, c'è pure una brutta figura in giro. Però prenotando l'intera sala, alla fine chi lo viene a sapere? Perciò la preoccupazione mia era prenotare l'intera sala. Ho capito. Lo so, la capisco, però stiamo al centro di Avellino, insomma, quindi non è che siamo in una zona, diciamo, difficilmente raggiungibile, per cui, insomma, è una cosa che poi alla fine si venga a sapere, ci facciamo una brutta figura comunque. Il blocco no. Ho capito. No, non ci sta niente. Quindi lei mi consiglia di rivolgermi altrove, allora? Penso che lo sia, a questo punto. Se lei vuole fare una cena, diciamo, di questo tipo, maniera più tranquilla, penso che si deve rivolgere a un ristorante un po' più decentrato. Ok, non ha qualche numero sempre nella zona di Avellino? No, purtroppo no, basta che era su internet, insomma, non voglio quando ne trovo. Va bene, allora. Tutto l'elenco dei ristoranti di Avellino, insomma. Va bene, allora la ringrazio comunque per la disponibilità. Arrivederci. Vero, 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 chica. C'è oggi un cazzo venere in acqua. So
This is what I want.